Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi siamo uniti nel presentarvi un nuovo prodotto che ci è stato inviato dalla società HIE. Una grande novità. Il nome è un po' impronunciabile, ma è una grande novità. Sì, sicuramente qualcuno magari lo conosce. Nel mondo vengono inviati prodotti da questa società, ma abbiamo accettato di verificare, di provare questo prodotto perché? Perché è una grossissima novità sul mercato. Stiamo parlando di uno smartwatch e voi subito direte sì, ho capito, cosa fa? Ti rileva quando vai a fare la corsetta, fai questo? No, attenzione, ha una grossissima novità. Cosa? Grande novità è che potrete fare la misurazione della pressione direttamente dall'orologio. Pressione sanguigna, quindi cioè non è le pulsazioni. Io per esempio l'Apple Watch basta appoggiare il dito e vi va a calcolare il battito cardiaco. Ti fa proprio la misurazione della pressione sanguigna, oltre naturalmente al controllo del sonno, l'allenamento, l'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca. Quindi adesso partiamo con l'unboxing, dopodiché iniziamo a vederlo insieme, come funziona, lo accendiamo e come al solito entriamo nel dettaglio. Vai con l'unboxing. Ecco qui la confezione, veramente bella, un cartone rigido con una presentazione di tutto rispetto. Apriamo la confezione e subito ci si presenta l'orologio in questa condizione. Anche il dettaglio del distanziatore interno c'è. Quindi togliamo lo spugnotto. Prima cosa vi volevo far notare subito, poi dopo ci entriamo più nel dettaglio. Vedete che c'è questo cinturino, che è quello classico, e poi c'è questo qua che è un po' più morbido. Questo qui è il cuscinetto che andrà a gonfiarsi per misurare la pressione sanguigna. Dopo entreremo nel dettaglio e vedremo anche questo. Quindi all'interno della confezione, per prima cosa naturalmente l'orologio, cavetto USB, USB mini. Questo è un misuratore che serve per poterlo avvolgere intorno al polso e verificare poi a quale buco andarlo a inserire, perché naturalmente gonfiandosi la guaina interna non deve essere troppo aderente, perché per come sono fatti i dispositivi per la pressione non devono essere troppo aderenti, si devono poter gonfiare. Proseguiamo, abbiamo il manuale di istruzioni con un analogo in maniera un po' più veloce che spiega tutti i passaggi. Abbiamo la sua basetta di ricarica, alla quale poi si connette direttamente da questa parte l'USB. Andiamo a scaricare la app che è BP Doctor. Io l'ho già scaricata per motivi di tempo, ho già fatto la registrazione e adesso procediamo con l'installazione. Facciamo anche un'azione preliminare dopo aver installato l'app e andiamo a misurare come da istruzioni. Mettiamo la distanza di due dita dalla fine del palmo della mano e andiamo oltre con il nostro misuratore. Tenete presente che i numeri che sono riportati lì equivalgono ai buchi presenti sull'orologio. Come potete vedere, il quindicesimo buco, il penultimo. Questo consentirà, togliendo le dita, una volta indossato, di avere il suo gioco. Nel mio caso ho le ossa grosse, ragazzi, è tutto osso. Vedete che ci sono anche i numeri, non so se si vede in telecamera, ma sono riportati anche i numeri qui di lato. Quindi nel mio caso era il 15, che tenta di andare nel 14, ma purtroppo la realtà dei fatti è un'altra. Indossandolo in questo modo, solo per poter misurare la pressione, avrà lo spazio per potersi gonfiare ed effettuare la misurazione. Adesso lo andiamo ad accendere realmente e lo configuriamo. Apriamo l'app BP Doctor. Ci si presenta questa schermata. Andiamo a cliccare su aggiungi col più in alto a destra. Intanto andiamo ad accendere anche l'orologio tenendo premuto il tastino piccolo nella parte superiore. Si è acceso, ci dice di scaricare l'applicazione, cosa che Marco ha già fatto, e adesso andremo ad abbinare l'orologio. Quindi il modello è il BP Doctor Pro, selezioniamolo, e fa già automaticamente una ricerca. Ci dà già un risultato che corrisponde al numero che trova Miki sul display, come potete vedere. Quindi lo selezioniamo e lo confermiamo. Chiede di abbinare il Bluetooth, glielo diamo, lo abbiniamo. Fatto. Ed è già abbinato, è già connesso, aggiornamento dati riuscito,
Intanto c'è da dire che la configurazione, l'associazione con il telefono è stata veramente eccezionale, rapida e senza alcun problema. Passiamo nel dettaglio a guardare un po' più l'orologio e l'app. Premendo il tasto, quello più lungo tra i due, entrerete nella modalità orologio. Premendolo nuovamente siamo nel menu. Qui abbiamo pressione, la saturazione del sangue, il battito cardiaco, lo sport, le calorie, l'allarme, la funzione per monitorare il sonno, il meteo, le impostazioni. HRV sta ad indicare la salute del cuore. Entrando nelle impostazioni abbiamo scoperto che nel linguaggio c'è, penso, cinese, giapponese, coreano, inglese e spagnolo. Siamo sicuri che prossimamente faranno un aggiornamento della lingua, anche perché l'app è totalmente in italiano, quindi sarebbe veramente un controsenso. Lo screen timeout, ogni quanto si deve spegnere lo schermo dello smartwatch. Abbiamo la luminosità, dopodiché abbiamo il sempre acceso dello schermo, adesso l'ho lasciato così per ovvi motivi, stiamo facendo il video. Rest wake, ogni qualvolta noi muoveremo l'orologio si attiverà lo schermo. Dall'orario 7:24, quindi quando andremo a visualizzare l'orario. Dial dem ci dà la possibilità di selezionare i quadranti disponibili. In questo momento sono tre, ma c'è uno shop sul quale si può andare ad acquistare altre tipologie di quadranti. Ma adesso noi ci vogliamo soffermare sulla funzione di pressione, che è veramente la novità di questo orologio. Premete di lato, BP. Come vedete noi abbiamo già fatto una prima prova, sì la pressione è un po' alta ma abbiamo fatto varie prove eccetera eccetera. Allora, la cosa importante per far sì che non ci siano errori è verificare che la misura che abbiamo visto all'inizio del video del cinturino sia più corretta possibile. Se per caso vi dovesse dare qualche errore vi consigliamo di diminuire di un buco. Noi quindi diamo il start. Ci consiglia di utilizzare una superficie piana sulla quale appoggiare la mano, ma questo è proprio a titolo dimostrativo. Come vedete adesso sta salendo e il cuscinetto nella parte interna si sta gonfiando. È aumentato il suo spessore. La posizione corretta che viene consigliata è braccio appoggiato, seduti, con una mano appoggiata su una superficie abbastanza alta e la mano deve essere all'altezza del cuore. Quando facciamo partire la misurazione non ci sono rumori di sorta che si sentono, tipo i soliti rumori delle macchine che misurano la pressione. Quindi adesso vi faccio vedere, dando lo start, come si gonfia. Questa cosa è innovativa perché non ci sono orologi che hanno questa funzione, o perlomeno hanno prezzi sicuramente più elevati. Adesso stoppiamo, come vedete si sgonfia da solo, non c'è bisogno di premere. E questa era la funzione principale di questo orologio, di questo smartwatch. Adesso faremo un test comparativo con un prodotto che misura la pressione, sempre digitale, e il nostro orologio. Adesso facciamo una prima misurazione con l'orologio, dopodiché la faremo con la macchinetta per poter misurare la pressione. Facciamo partire la misurazione. Qui non vi preoccupate, non vi dovete cuccare tutto, manderò avanti. Abbiamo posizionato il dispositivo, tenete presente appunto la scomodità poi. Se per caso avete solamente questo dispositivo, dovete tirarlo fuori, posizionarlo, eccetera, eccetera. E poi sentite quanto è rumoroso. Facciamo un test comparativo con l'Apple Watch. L'Apple Watch ho appena misurato la saturazione del sangue e il test ha dato come esito il 95%. Adesso indossiamo l'orologio della HIE, facciamo partire il controllo della saturazione e ci dà un 98%. Allora, quello che posso pensare è che ci sia un'approssimazione, una diversità tra i due orologi, dati dal fatto che Apple Watch vi fa la rilevazione sia a contatto sul polso sia sulla ghiera. Quindi diciamo che ha un doppio parametro per poter effettuare alcune misurazioni.
Però questo non toglie che avere un orologio che vi può dare tutta una serie di informazioni, di indicazioni sul vostro stato di salute, vi può mettere in condizioni di tranquillità oppure di preallarme e quindi chiedere maggiori approfondimenti dal vostro medico. Come avete visto, la comparazione per quanto riguarda la pressione è praticamente simile, molto ma molto simile. Allora, ho notato che se per caso la provate da sdraiati, sia la pressione con lo sfigmomanometro, quello elettronico, sia con l'orologio da sdraiati, avete una rilevazione molto più precisa. Mentre invece in piedi, seguendo le istruzioni o da seduti, mettendolo così, oppure appoggiandolo sulla scatola come viene riportato sul manuale di istruzioni, la rilevazione avviene ma a volte non è tanto precisa. Altra cosa importante che volevo farvi vedere: ho acceso l'orologio, ho fatto l'accesso all'app, vi basterà cliccare su aggiorna, come vedete qui, gli diamo qualche secondo e l'app ha aggiornato i dati. Vi esce il pop-up con aggiornamento dati riuscito e qui potete vedere la pressione, la saturazione del sangue, il battito cardiaco, l'HRV che sta, come vi dicevo prima, per le condizioni del cuore, il sonno, le calorie e poi dopo tutti gli altri dati inerenti ai passi che sono stati effettuati quando indossavate l'orologio e l'esercizio fisico. Andiamo poi nella funzione programma, clicchiamo sul tasto più e abbiamo la possibilità di inserire un programma o un allarme. Andiamo a vedere programma, possiamo inserire il titolo, ad esempio allenamento, abbiamo deciso che dobbiamo rimetterci un po' in forma, non dite niente, questo qui è un'autoreta che mi sono fatto da solo. Possiamo inserire quindi il titolo scrivendo appunto allenamento quotidiano piuttosto che. L'ora d'inizio viene indicata da questa parte con la data e l'orario. Abbiamo poi quella di fine, se vogliamo ripetere la cosa settimanalmente possiamo mettergli tutti i giorni della settimana o magari abbiamo una frequenza ogni 2-3 giorni. Abbiamo il promemoria, se vogliamo che venga anticipato l'allarme, che quindi ci ricordi magari 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora prima e così via, prima dell'evento. E possiamo inserire anche dei commenti del tipo magari quel giorno, determinato giorno, ho bisogno di allenare di più una parte del mio corpo in particolare. Andiamo a vedere poi invece l'allarme, clicchiamo su etichetta e ci dà tutta una serie di immagini per poterci ricordare quello che è l'evento anche visivamente. Poi abbiamo il tempo impostato, possiamo inserire l'orario al quale ci deve avvertire, se dobbiamo poi ripetere questo allarme più volte al giorno. Cosa importante è che abbiamo un'app che davvero ci è utile per monitorare lo stato di salute del nostro cuore e tutte le altre funzioni che vengono date a disposizione da questo orologio. Ma non finisce qui. La ditta IE ha messo a disposizione per tutti coloro che vogliono acquistare l'orologio sul sito della IE, e vi lasciamo qui sotto il link in descrizione, un codice sconto, ma non è proprio uno sconto, vi dà in regalo un cinturino sostitutivo del prezzo di circa $40. Inserendo TuttoTech all'interno della scritta codice sconto vi viene tolto il prezzo del cinturino. Voi andate sul sito, fate l'acquisto dell'orologio, inserite anche il cinturino, vi verrà sommato, poi inserendo il codice sconto vi verrà decurtato il prezzo di quel cinturino. Prezzo dell'orologio da $449 a $199. E come vi dicevo prima, se noi scorriamo, abbiamo $39,99 per il secondo cinturino sostitutivo, che vi ripeto, viene azzerato nel momento in cui utilizzerete il nostro codice sconto TuttoTech. Se invece volete acquistare da Amazon perché vi sentite più sicuri, questo è l'orologio che vi abbiamo presentato ed è ad un prezzo di €299. Attualmente c'è uno sconto che si può applicare con un coupon di €60, quindi il prezzo è €239. Anche di questo lasciamo qui sotto il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto. Bene ragazzi, io direi che il video si può concludere qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!